Ciao e bentornato ad una nuova puntata di MT Lo Trovi Qui. Io sono Simone, uno dei tecnici di MT Distribuzione, una realtà strutturata che distribuisce ai professionisti di settore soluzioni per la Home and Building Automation, affiancando servizi di formazione e assistenza tecnica. Se vuoi altre informazioni, trovi il link in descrizione. Sigla! Oggi parliamo di Zenio e più nello specifico dei nuovi touch panel modello Z35 e Z40. Lo Z35 e lo Z40 differiscono solo per la dimensione, 3,5 pollici e 4,1 pollici di schermo. E per l'installazione lo Z35 si può installare su scatola quadrata o tonda, mentre lo Z40 si può anche adattare alla scatola 503. Ma andiamo a vederli nel dettaglio. Apriamo la scatola, troviamo il datasheet con le condizioni di garanzia, il serial number e all'interno abbiamo il nostro Z35. Quello che salta subito all'occhio è il sensore di prossimità che troviamo qui in basso, che ci consente di attivare il touch panel in qualsiasi momento semplicemente avvicinando la mano. È integrata anche una sonda di temperatura per la rilevazione appunto della temperatura ambiente e un sensore di luminosità che regola la luminosità del display a seconda dell'ambiente in cui ci troviamo. Sul retro del prodotto troviamo appunto il morsetto Connex e la morsettiera per i 4 ingressi disponibili sullo Z35 e anche sullo Z40. Ingressi che possono essere configurabili come interruttori pulsanti, quindi ingressi binari, oppure possiamo collegare delle sonde Zenio o comunque sonda NTC 6K8 per la rilevazione di temperatura o dei sensori di presenza movimento sempre Zenio. Troviamo poi ovviamente il tasto di prog e il LED Connex. Z35 e Z40 mettono a disposizione entrambi 56 controlli suddivisibili su 7 pagine di gestione, liberamente programmabili e configurabili. Queste pagine possono essere delle pagine dove abbiamo dei riquadri con le nostre funzioni oppure possono avere un preset, un template già preimpostato per la gestione delle funzioni termostato. Diamo anche uno sguardo allo Z40. Le colorazioni disponibili sono nero, argento, bianco e bianco lucido. Lo Z40, come vediamo, abbiamo sempre il sensore di luminosità e di prossimità qui sul fianco. Una nota per lo Z40: può essere installato solo orizzontalmente, non in verticale. E sul retro, come per lo Z35, abbiamo la morsettiera con i 4 ingressi, il morsetto Connex e tasto e LED di programmazione Connex. Diamo un'occhiata all'interfaccia grafica dello Z35. Abbiamo appunto la nostra home page richiamabile dal tasto principale e appunto le varie icone. Qui ho predisposto per esempio 4 pagine, come dicevo possiamo arrivare fino a 7 pagine, più la pagina di configurazione dove abbiamo la regolazione della luminosità, il suono, la possibilità di abilitare il pulsante di programmazione, la regolazione della sonda interna, data ora e riavvio del display. Diamo un'occhiata per esempio sulle luci: abbiamo la possibilità di gestire luci di tipo on off piuttosto che luci dimmerabili, dove cliccando sulla percentuale abbiamo la regolazione della luminosità. Possiamo anche gestire luci appunto con regolazione caldo freddo, nonché luci RGB o RGBV in questo caso, quindi pulsante di on off e la gestione dell'RGBV. In questo caso questo è il canale del bianco, ruotando la rotellina si va a settare appunto il valore di bianco e poi possiamo passare alla gestione della colorazione con di fianco la gestione della luminosità. Quando abbiamo impostato il colore che preferiamo diamo ok. Se rientriamo nella casella RGBV
i quattro quadrati sul fianco ci mostreranno le ultime colorazioni richiamate. Abbiamo ovviamente la possibilità di gestire le tapparelle, quindi con comandi su, giù e regolazione percentuale, e diamo un'occhiata per esempio alla pagina con il layout preimpostato di termostato, dove abbiamo la nostra ruota termostatica che possiamo ovviamente settare valori minimi e massimi, la gestione on off del nostro termostato, cambio stagione e la regolazione della ventilazione. Qui per esempio di fianco ci sono quattro slot, io al momento ne ho configurati due, ma ovviamente si possono aggiungere altri controlli. Infine, tra le altre funzioni del pannellino, possiamo trovare uno stato camera per le stanze di hotel e B&B, quindi la possibilità di abilitare la richiesta pulizie o il non disturbare. Possiamo gestire dei timer giornalieri o settimanali, come in questo caso, quindi impostare i giorni della settimana con un orario di on e un orario di off, e possiamo anche settare delle sveglie che andranno a inviare o un bit 01 oppure potranno anche eseguire uno scenario. E ora alla macchina del caffè per le considerazioni finali. Molto bene, oggi abbiamo visto Z35 e Z40, i due nuovi touch di casa Zenio, due touch multifunzione che ci permettono di gestire tutte le funzioni della nostra abitazione, quali illuminazione, automazione e termoregolazione. 7 pagine con 56 controlli distribuibili, sonda di temperatura a bordo, sensore di prossimità per l'attivazione del touch e sensore di luminosità interna per la regolazione automatica della luminosità del display. 2 funzioni termostato a bordo. Questo touch panel ha veramente tutto quello che ci serve per la gestione della nostra stanza o della nostra abitazione. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!